Ciao ragazze, allora sicuramente prima di vedere questo video avrete visto l'applicazione di questo specie. Non è un trucco, ma era soltanto per farvi vedere come funzionano i pennelli Essence in azione. Allora, partiamo subito dalle mie primissime impressioni. Calcolate che ce l'ho da pochissimi giorni, non è una review ovviamente, ma è soltanto un mio primo parere personale, quindi se non mi vedete con tanto trucco è solo perché appunto è per questo motivo. Allora, il primo pennello di cui vi parlo è questo qui, che praticamente è quello da Cipria, vedete, è fatto praticamente così, mi ricorda quello di Neve Cosmetics, il Lilac Powder mi sembra si chiama, sì, qualcosa del genere. E praticamente, come avrete visto nel video, io l'ho usato per applicare la cipria perché appunto è così grande, è così folto però, ma allo stesso tempo è morbidissimo e vi permette appunto di lavorare tutta la cipria su tutto il viso. Devo dire che è un pennello veramente ottimo, mi piace. Però appunto sicuramente c'è da vedere come si comporterà nel corso del tempo, quindi con l'uso quotidiano di tutti i giorni. Non ha perso setole, non ha perso colore questo lilla durante appunto i primi lavaggi che ho fatto, calcolate ne ho fatti tre già. E niente, quindi devo dire che per il prezzo che ha comunque è un ottimo pennello da cipria, soprattutto il manico sembra ben saldo e le setole appunto morbidissime e quindi facilitano appunto l'applicazione della cipria. Poi passiamo all'altro pennello che è appunto questo qui, novità diciamo in casa Essence. Perché appunto è quello fatto a spugnetta, vedete in questo modo da qui è pari la spugnetta, invece da qui ha questa, ecco così si vede meglio, questa piccola tipo insenatura e poi finisce appunto a goccia, quindi con la punta. Allora, su questo devo dire che, come avrete visto nel video per applicare il correttore, in cui ci avevo applicato questo qui di Catrice, stendendolo prima col dito e poi appunto lavorandolo con questo e picchiettandolo, la questione è stato un nì. Tra l'altro, non mi sembra molto ben fatto, questo pennello è molto solido perché non so se riuscite ora a vederlo. Aspettate che ve lo faccio vedere meglio, ecco. Con già pochi utilizzi, praticamente, ecco, qui si vede benissimo. Vedete, c'è questa piccola spaccatura, come anche qui nel laterale. Quindi io questo pennello sinceramente non ve lo consiglio, quindi se avete, cioè se lo trovate, non vi fate fregare appunto dalla novità, ma sinceramente non ve lo consiglio. Benché io appunto l'ho usato due volte e appunto già si sono creati i primi strappi tipo la beauty blender facsimile che aveva fatto Essence di cui vi avevo fatto il video che aveva avuto tantissimo successo proprio perché appunto si spaccava tutta. Quindi secondo me questo pennello farà la stessa fine e già si vedono appunto i primi tagli e quindi non ve lo consiglio assolutamente. Per applicare il correttore tra l'altro non è che mi sono trovata poi così tanto comoda e a mio agio diciamo così. Perché appunto sì è vero che è fatta con questa forma a punta proprio per raggiungere qui nell'angolo interno, ma non mi sono trovata molto bene perché appunto mi sembrava che mi rimanesse tipo del prodotto non ancora steso perfettamente. Quindi io sinceramente questo qui fra tutti i pennelli è l'unico che non vi consiglio assolutamente di comprare. Poi ognuno farà come vuole, nel senso, cioè compratelo, fate che vi pare, però secondo me non ne vale proprio la pena e sono dei soldi spesi inutili perché comunque la spugnetta poteva essere un'idea carina, però appunto secondo me non regge più di tanto perché abbiamo visto già con tre applicazioni, due, tre, praticamente ci sono i primi segnetti, quindi non ve lo consiglio. Per il resto non ha perso colore, non ha perso nulla, se non che appunto mi sono ritrovata con questi due tagliettini. Poi, quindi secondo me Essence dovrebbe migliorarlo tantissimo.
Poi il flat, il famosissimo flat, questa idea di questo pennello mi è piaciuta tantissimo perché appunto non è un flat né troppo grosso né troppo piccolo, quindi secondo me va bene sia per il fondotinta che comunque anche per i blush, soprattutto quelli in crema, che comunque vi permette appunto di lavorarli meglio, quindi come fondotinta. E vedete, è piccolino, non è proprio eccessivo come altri pennelli, tipo quello di Neve Cosmetics per capirci, il purple flat, però appunto non ha perso setole, non ha perso colore. Durante l'applicazione che avete visto del fondotinta non ha lasciato striature, ha coperto benissimo tutte le zone, anche qui ai lati del naso. Se lo mettete per così va il pennello a lavorare bene appunto il prodotto, quindi assolutamente super consigliato. Ovviamente basatevi sempre come prime impressioni, non finirò mai di dirlo in questo video, quindi assolutamente al momento è consigliato. Anche questo manico ben saldo, non mi ha dato problemi. Anche questo terza o quarta volta che lo utilizzo, perché l'ho utilizzato una volta in più, quindi mi sento di consigliarvelo. Poi gli altri due pennelli, allora partiamo da questo. Questo qui, come avete visto nel video, l'ho usato per due scopi, tra virgolette. È un classico pennello piatto, ombretto, e praticamente vedete è fatto così, quindi piatto. Io l'ho usato per applicare da un lato solo il primer, che avevo applicato appunto il primer potion, e mi ha steso il primer tranquillamente senza lasciarmi spazi, righe, insomma è nulla. E per applicare l'ombretto, che avevo applicato appunto questo di MAC, un colore nude, giusto per applicarlo e per capire come lavorava l'ombretto, e devo dire che me l'ha applicato tranquillamente senza problemi. Quindi questo qui sicuramente è, questo è lo 01 Blow My Mint, devo dire che è super consigliato. Anche questo non ha perso colore, non ha perso setole, nulla. In generale questi pennelli nessuno mi ha perso colore e nessuno mi ha perso setole. Avevo paura per i colori, appunto tipo per il flat, che essendo tipo rosso ho detto vedrai il colore lo scarica di sicuro, e invece mi sono dovuta ricredere perché non è successo. Ultimo pennello, che è appunto lo 01 Blooming Tender, loro lo intendono come pennello sia da ombretto oppure per i piccoli dettagli da precisione, quindi potete applicare per esempio la matita qui sotto, sfumarla, potete applicare l'ombretto. Io l'ho, avete visto nel video prima, l'ho applicato per mettere l'ombretto, e devo dire che per quello che ho fatto io, nel senso per dare solo un'applicazione di ombretto così, e poi ovviamente andrà sfumato e con altri pennelli ovviamente, devo dire che mi piace. Anche questo ben saldo, non ha perso setole, non ha perso colore, e per il prezzo che ha sicuramente è validissimo come pennello. Fare appunto un punto della situazione: fra i 5 pennelli che ho io non vi consiglio soltanto questo, che secondo me sarà la novità ma anche il flop dei pennelli. Invece questi 4 a me, perlomeno per le mie prime impressioni, ripeto prime impressioni, non hanno avuto problemi e mi sono trovata benissimo. I prezzi sono molto economici. Ora io non so perché li ho presi sul sito tedesco, e quindi praticamente sapete che costano qualcosa meno, cioè tipo 40 centesimi meno, 30 centesimi meno, quindi non vi so dire. Parliamo del piegaciglia. Il piegaciglia, vedete, viene venduto così, in questo astuccino praticamente di plastica, con all'interno lo stamp, il fogliettino appunto con i motivi della collezione. E praticamente in questo colore lilla, vedete, viola più che lilla, in realtà doveva essere lilla, comunque qui c'ha il suo gommino. Devo dire che io l'ho usato due volte al momento e mi sono trovata benissimo, e non ho avuto problemi, mi ha piegato le ciglia tranquillamente, quindi mi sento assolutamente di consigliarvelo. Tra l'altro è abbastanza ben saldo, quindi non si muove troppo, non cede, quindi insomma in qualche modo mi sento assolutamente di consigliarvelo. Non vi ho fatto vedere questa alla perché comunque reputo che per un piegaciglia non ci sia da vedere chissà che. Anche questo è molto carino, io lo terrò sempre nella scatolina dopo che finisco di utilizzarlo, perché appunto mi piace e lo metterò appunto nella mia postazione make up. Detto questo, io mi vado a struccare perché era appunto solo una prova per i pennelli, farveli vedere in azione. Vi lascio al prossimo video e mega baci, ciao.